Benvenuti e ben ritrovati a Music on the Road. Siamo sul palco del Live Club di Trezzo sull'Adda ed è qui che comincia il nostro viaggio, fatto di sogni, di passioni, ma soprattutto di musica. I protagonisti saranno sempre loro, le migliori band ed artisti emergenti. Sentiremo le loro musiche e impareremo a conoscerli meglio. E allora cominciamo insieme questo lungo viaggio. E tu? Sei pronta a vivere la tua passione per la musica? Sei un cantante? Suoni in una band? Allora non perdere tempo, condividi con noi la tua esibizione, le tue foto, oppure semplicemente contattaci. Bentornati a Music on the Road ed ora finalmente è giunto il momento di dar spazio alla musica. Nati nel 1999, vantano allora attivo un album e più di 1000 concerti live nei più disparati palchi di tutta Italia. Loro sono i Letifica! Costumi, tutti si squadrano.
Ed eccoci con i Letifica. Abbiamo appena ascoltato il loro pezzo, ma è giunto il momento di conoscerli un po' meglio. Fabri, vuoi cominciare a presentarci i membri del tuo gruppo? Senz'altro, innanzitutto io sono Fabri. Ciao, sono Marco. Ciao, sono Fabi. Ciao, sono Adri. Ciao, sono Paolo. Bene, allora è appena uscito nei tutti i negozi il vostro secondo album, Coscienze Incoscienti. Come mai avete scelto questo titolo? Questo titolo tratta del fatto che le persone al giorno d'oggi si basano troppo sulle apparenze e quindi non si rendono più conto di quello che hanno dentro, dei veri valori. Quindi sono apparentemente coscienti, ma in realtà sono incoscienti perché vivono in balia di dove porta questo mondo superficiale. Bene, e ho sentito tra le vostre canzoni il pezzo Digital, che parla dei social network, quindi sempre temi molto attuali. La vostra però è una critica ai social network, come mai? Più che una critica, è una critica, sì, in parte ironica nei confronti di quei ragazzi soprattutto che buttano in questi social network e vivono una sorta di realtà parallela, di dimensione parallela, dimenticandosi del mondo reale. Quindi sia le amicizie e tutto il resto lo vivono solo in una dimensione virtuale e non più reale. Voi pensate che questa tendenza possa col tempo diminuire o aumenterà sempre di più e la gente si isolerà sempre più all'interno di un proprio mondo personale? Secondo me, allora, facendo un parallelismo proprio tra coscienza e coscienti digital, sono due realtà che sommate insieme tenderanno via via a peggiorare, proprio perché c'è anche sempre più individualismo, c'è sempre più mancanza di valori, anche se può sembrare un concetto banale, però secondo noi è così che funziona. Voi quindi volete anche lanciare il vostro messaggio alla gente per cercare di tornare a una realtà un po' più antica, magari, dove le relazioni erano più vive, più vere? Sicuramente, basarsi più sui rapporti umani e meno sui rapporti virtuali. Cosa vi aspettate voi da questa partecipazione a Music on the Road? Spero che avremo un po' di visibilità, visto che noi siamo in giro da parecchi anni e ci fa piacere avere l'opportunità di avere una visibilità su un canale televisivo. Avete fatto davvero tantissimi concerti live. Quali sono le emozioni che vivete ogni volta che salite su un palco? Beh, l'energia, innanzitutto, che c'è tra di noi. Tra di noi c'è una forte sinergia che penso venga trasmessa poi al pubblico. E poi anche la risposta del pubblico, che fino adesso è sempre stata buona, è sempre stata molto d'impatto anche verso di noi. Invece il nome del vostro gruppo, Letifica, come mai? E questo se lo chiedono in tanti, perché in effetti è strano. Letifica deriva dal verbo letificare, che è un verbo un po' arcaico, che significa rendere lieto, quindi ha un significato anche assolutamente positivo. Invece voi inizialmente non facevate inediti, ma eravate una cover band. Vuoi cominciare a parlarcene? Sì, noi siamo nati come tribute band Elite FIBA e grazie a questo fatto abbiamo avuto la possibilità di fare tantissimi concerti, perché fare solo inediti non è molto semplice e poter fare live soprattutto in grossi contesti davanti a pubblici numerosi. E ora quali sono i vostri progetti futuri? Sicuramente puntare sempre più sui brani originali, nei quali crediamo molto e che fino adesso hanno avuto un buon riscontro, e cercare il più possibile di poter accantonare le cover. Una curiosità, chi di voi scrive la musica, i testi? Allora, i testi li scrive il cantante, giustamente, fa i testi e arrangiamenti vocali, e le musiche le facciamo noi, gli altri della band. Tutti insieme.